Com'è stata la situazione in questi 2 giorni? C'è stata richiesta di mascherine e di gel disinfettante, però cioè, tranquilla, tanta richiesta da parte delle persone. Fin dove siamo arrivati, poi... State considerando di riassortire? Ma noi abbiamo sempre in nota al magazzino, bisogna vedere se le aziende poi riassortiscono i magazzini, ecco, bisogna capire se c'è possibilità di poterle procurare. Noi le abbiamo sempre in nota. Vi aspettate che sia un trend che continua in qualche modo, questo di una richiesta abbastanza massiccia? Ma bisogna anche capire, Rovigo, come cioè, le notizie che ci danno, ha capito quali possibilità ci sono, se ci sono stati altri episodi. Io penso che le persone si basino anche su quello. Posso chiedere come ha visto la clientela, se era abbastanza tranquilla, se invece... C'è solo la richiesta di queste cose, però mi sembra che tutto sommato siano abbastanza tranquilli, molto educati, e c'è solo la richiesta di queste cose che ovviamente uno vorrebbe avere, giustamente. Grazie mille. Niente. Com'è stata la situazione qui al Famina negli ultimi 2 giorni, nell'ultimo fine settimana? Sì, c'è stato un aumento da venerdì, poi che si è sviluppato maggiormente sabato, domenica e anche oggi. Quali sono i generi che sono stati più richiesti? Beh, sono quelli di prima necessità, latte, uova, pane, la carne, l'acqua. E per quanto riguarda invece il reparto, chiamiamolo pulizia? Sì, per quanto riguarda, ecco, ho chiesto soprattutto prodotti con la mucchina, gel per le mani, disinfettanti, però qui al momento siamo rimasti senza, non abbiamo... Sapete se riuscirete a riassortire? No, al momento non lo so. Vi aspettate quando riassortirete una variazione dei prezzi? No, no, non so, assolutamente. Grazie mille. Prego. Il reparto che è uno dei reparti che è stato preso di mira dai consumatori è proprio il reparto detergenza e disinfezione, dovuto sempre al problema del coronavirus. Speriamo di poter riassortire e riempire gli scaffali, vedremo nei prossimi giorni quanta merce è disponibile a sede. Grazie mille.